che mica si lavora così, eh! Dai, l'hai messo dalla minchia, vecchio! Ma dervi al culo! Cap the cazzo! E questa che dai volantini da dove è uscita? Miglia! Che miglia c'ha in testa il cappello di Capitan Ficas? Ma vado a vedere se c'ha voglia del bastoncino di pesce. Ah, facciamo con la manina. Lo vuole calato la signorina. Ciao, ti interesserebbe metterti a posto? Madonna che zin. Perché, regali i soldi? No, dico fisicamente. Ah, vendi organi. No, nel senso, vorresti fare dell'attività fisica? No, ma io già ne faccio. Ah sì? E cosa? Faccio footing. Ah, footing, corri? No, che footing? Footing, sudo quando ficco. Yeah, sai quante calorie che se ne vanno. Senti, ma in sto posto fica ce n'è? Minchia, più veloce di zio Sandro quando lo esce. La mette incinta e poi sparisce. Ma cazzo è andato? Sentite neanche i tacchi. Vabbè, dai. Corso di difesa personale mani in faccia. Tanto è gratis. Rossa di sera. Si ficca, si spera. Andiamo a vedere, va. Già sembra una serie di Netflix, La casa di stronzi. Minchia, è proprio Natale, con i problemi ce lo siamo giocati. Speriamo che si ripiglia per dicembre, sennò che cazzo ci dico a mio nipote? Oh cazzo! Bene, cominciamo. Io mi chiamo Clara e sono una... fica in pigiama! Campionessa di arti marziali! Nonché insegnante di difesa personale! Già, questa non sta bene, non gli funziona la tiroide. Bene! C'è qui qualcuno che ha già qualche rudimento sulle arti da combattimento? Uè, uaiù! Ma io sono napulità! Non è che tutti quelli che tengono l'occhio a mandorle sono Jackie Chan. E che guarda da fa? Sono tre cravatte nere arrabugliate. Che ha la cintura bianca natene. Ma vi resti strunnens. Questi luoghi comuni da razzisti. Te l'ho detto, mi si è rotto il telefono. Che devo fare? Tu schiaffi tu. Ah. Scusa, ma... quelli? Yeah. Che cazzo hai rapinato il nonno di Pinocchio? Ho freddo! Mi spiace, devi toglierli. E se lo sapevo li lavavo anche lunedì. Vabbè. Madonna mia, facevi più bella figura a dire che avevi scorreggiato! Chiai! Io? Minchia, sei coraggioso, sei io. Cosa sei, cintura nera di reddito di cittadinanza? Minchia. Sì, sì, proprio tu. Vieni in centro e cerca di aggredirmi con una coltellata. Ma no, non è il caso. Ora! Colpisci! Chi è il prossimo? Situazione di pericolo. Tu stai per essere rapinato. Scusa, e devi difenderti. Tu invece interpreterai il ruolo dell'aggressore. Cos'hai, io? Buddha rachitico. Sei amico di Fausto, sei? Eh? Merda! Merda, vieni qua, merda! Vieni qua! Cazzo di merda! Yeah! Vi insegnerò l'importanza del chiai, l'urlo che serve a tirar fuori la forza del vostro spirito. Chiai! Chiai!
Chiai! Chiai! Chiai! Chiai! Vieni, chiai! Chiai, vieni che c'è la pappa! Vieni che c'è la pappa! Chiai! Chiai! Basta! Tu! Spiritosone! Vieni in centro. Già lo sapevo che facevo la fine di Gargiulo. Per vedere un paio di tette mi prendo i calci in culo. Bene, vediamo cosa sai fare. Stai tornando a casa, sono le 2 di notte, arrivato sul portone, 2 sconosciuti ti chiedono di dar loro il portafogli. Cosa fai? Beh, tanto non ce l'ho il portafogli, non ce l'ho la lira, che cazzo me ne frega. 2 sconosciuti ti stanno per aggredire, cosa fai? Questo già cambia le carte in tavola, ma sono drogati? Non lo so, non è importante. Sì, ma sono di zona oppure sono zingari, gente strana, straniera? Non lo so che differenza fa. Armati? Sì, sono armati e pericolosissimi! Questa è la differenza la fa però, Aspetta un attimo. Ce l'hai ancora il telefono? Presta il telefono un secondo. Io? Scusa, secondo me. Ognuno c'è di... Qual è il codice? 1, 2, 3, 4, 5. Gli hai fatto l'elementare, hai fatto, Beh, sono 10 minuti che sei lì fermo. Ti decidi a fare qualcosa? Ciao zio. Qual è il problema? Che succede? Praticamente ci sono 2 che mi vogliono aggredire fuori dal portone di casa. Cosa hai fatto? Ho fatto la mossa dei farabutti. Cioè? Quando ti vogliono rompere i coglioni chiami lo zio pesante e te la sucano tutti. Minchia che zin. Piano con le parole! Capito cazzo, hai ammazzato Babbo Natale. No. Ma che tanto puzzava già di cadavere. Secondo me nessuno noterà la differenza. Dimenticate. Minchia che personaggio.